sentito tua madre. Farmi da trampolino. Se si rivela. Il mio personaggio in questo film si chiama Chad. È un mezzo busto e quindi diciamo che abbiamo una certa familiarità. Anch'io anni fa condussi il telegiornale, però è un mezzo busto che a un certo punto viene posseduto. Di più non posso dire, ovviamente, ma viene posseduto e quindi parla per terza persona. Certo che sì. Appaio sul vostro schermo. Leggo le parole che pronuncio da un altro schermo. Gli schermi sono ovunque. Siamo controllati dagli schermi. E gli schermi sono controllati da me. Il fatto di poter essere nel sequel degli Incredibili con Incredibili 2 è per me fonte di grandissima emozione. Sapete quando dice queste cose le faccio per passione, per la gloria? Sì, ok, ma anche perché un giorno i figli di mio figlio potranno dire quello è nonno. Grazie signora ambasciatrice e buona fortuna. Pare che il suo intervento di oggi sia cruciale. Essere incredibili al giorno d'oggi significa riuscire a ragionare con la propria testa, non essere dipendenti dai social, riuscire a distinguere le vere notizie dalle false notizie e rimanere sempre coerenti con se stessi. Potrei sabotare i controlli dell'elicottero dell'ambasciatrice mentre è ancora in volo. Vero, Elastigirl? Mi raccomando allora, andate tutti quanti a vedere il 19 settembre in Italia Gli Incredibili 2. Se fatto bene, il mestiere di genitore è un atto eroico. Se fatto bene...